Contro psoriasi, dermatiti e macchie della pelle, bava di lumaca pura al 100%, un miracolo della natura. Quattro alpinisti brianzoli tra i 51 e i 46 anni sono morti durante un allenamento sul Monte Disgrazia in Valtellina. I quattro erano in cordata insieme quando sono precipitati. Altri due alpinisti che erano con loro non hanno voluto proseguire a causa delle cattive condizioni del tempo e si sono salvati. Schiacciato dal cancello della sua abitazione, così è morto nella notte un 71enne residente in via Monte Alto a Padenghe. Il cancello si è staccato dai cardini e lo ha schiacciato. A partire da ottobre la donazione di sangue in provincia di Bergamo si farà con la prenotazione. È la novità introdotta dall'Avis di comune accordo con i centri di prelievo. Si inizia dal centro Avis Monterosso a Bergamo. Accoltellato fra i banchi del market, è accaduto ieri pomeriggio in via Primo Maggio a Saronno. Ad affrontarsi sono stati due gruppi di magherbini che hanno messo a soqquadro il market, grave in ospedale. Anche un 24enne. Ancora un ramo spezzato al parco comunale di Via Marconi a Lodi. La pioggia intensa ed il vento forte hanno provocato la rottura di un ramo caduto a fianco dei parcheggi. Non è la prima volta che succede. Un 55enne di Darfo ha avuto un incidente con la sua moto mentre partecipava ad una gara nel circuito di Via Croce Rossa a Codogno. L'uomo, dopo essere caduto ed aver battuto la testa sull'asfalto, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno. Oltre 10 km di coda si sono verificati questa mattina sulla A21 tra Castelvetro Piacentino e Cremona, a causa di un incidente tra un camioncino ed un'auto. Entrambe le vetture si sono ribaltate, feriti i conducenti. È al San Matteo di Pavia in gravi condizioni l'insegnante di 54 anni, travolto dalla zappatrice che stava utilizzando nell'orto di casa. L'infortunio è avvenuto in via Olivea a San Damiano al Colle.